assist informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie. L'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia. Assist Informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione. Amici di Volley Umbre TV, nuova puntata, un nuovo grande ospite insieme a me con Arianna Boco. Ciao Arianna, grazie per l'intervento. Ciao a tutti. Abbiamo oggi Jack Sintini, noi lo chiamiamo Jack, ce l'ha detto lui, insomma, che va benissimo così. È Giacomo Sintini, conoscete bene, insomma, la sua carriera tra Perugia, Lube, Trento, conoscete benissimo la sua storia. Oggi ce l'abbiamo con noi per parlare della sua carriera, ma anche del volley umbro, del volley nazionale. Ciao Giacomo. Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. Senti, io volevo subito partire, insomma, da quello scudetto vinto con Trento. Te torni dalla malattia scoperta nel 2011, un linfoma, riesci a superarla, ti rimetti subito in gioco, il 12 maggio 2013, correggimi se sbaglio, vinci questo scudetto con Trento, gara 5 vissuta da protagonista sostituendo il palleggiatore titolare. Io ti voglio chiedere, magari una domanda, no, che te l'hanno già fatto in tanti, subito, quelle che sono state le emozioni e come hai superato quel momento anche a livello psicologico, soprattutto. Allora, guarda, è stato, cosa posso dirti, a livello di momento è stata una gratificazione incredibile, soprattutto un momento in cui ho sentito tanta gratitudine, ho provato tanta gratitudine. Io venivo da mesi terribili, perché la malattia l'avevo scoperta 11 mesi prima, e a giugno, però stavo male già da marzo del 2011. Sono stati mesi molto molto difficili sia per me che per la mia famiglia. Quella vittoria è stato un po' come mettere un sigillo sul mio rientro, sul mio ritorno alla salute, no? Quando mi sono visto in campo con quel trofeo in mano, avendo raggiunto un risultato così importante con la mia squadra e rivivendo in un secondo tutto il percorso fatto, mi sono sentito estremamente grato per aver avuto una seconda possibilità, là dove tanti la vorrebbero e purtroppo ancora oggi non è possibile per tutti averla, e soprattutto grato a tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno aiutato, hanno fatto squadra con me per arrivare a quel grande risultato. E il periodo della malattia è stato, hai detto bene tu, un periodo difficilissimo dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. A 32 anni, nel pieno della carriera, ero un giovane papà perché mia figlia aveva soltanto 3 anni, mia moglie aveva 28 anni, quindi ero un giovane marito, io avevo 32 anni, dovevo andare alle Olimpiadi, giocavo in un grande club russo, ero pieno di speranze, pieno di progetti, e di sicuro non ti aspetti che ti arrivi una notizia di quel genere, non ti aspetti di passare da quei campi di altissimo livello internazionale dove la gente è piena di energia, è piena di voglia di fare, a delle corsie di ospedale dove sei nelle mani, proprio completamente nelle mani di persone meravigliose che ti accudiscono, ma sei proprio nelle loro mani, perché io ho avuto lunghissimi periodi di degenza in cui non riuscivo nemmeno a alzarmi dal letto, in cui mi portavano in braccio in bagno. Quindi ti lascio capire il gravissimo impatto che aveva avuto dal punto di vista mentale questa cosa su di me e sulla mia famiglia, che poi non è che succede solo a noi, succede a tutte le persone che affrontano una grave malattia, però sicuramente, io ti racconto la mia esperienza, è stato estremamente traumatico. Tornare a quella vittoria, quindi poco tempo fa, pochi giorni fa, abbiamo celebrato l'anniversario di quella vittoria, e tornando a quella vittoria è stato un grande momento per me e per la mia famiglia. Sai, non è stata soltanto una vittoria sportiva, è stato proprio un momento in cui ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti è veramente finita, perché se sono tornato a questo livello vuol dire che sono tornato a quello di prima. Ti passo subito Arianna. E quindi niente, diciamo, è stata una rinascita, si può considerare una ripartenza, insomma, da quel momento in poi. Penso proprio di sì, sai, perché io mi sono sentito profondamente diverso dopo quell'esperienza. Non posso dire che la persona che era Jack
che ero io prima della malattia e dopo la malattia, se ha la stessa identica persona. Ovviamente ho tantissime cose che mi porto dietro dalla mia infanzia, quindi la persona che sono l'ho costruita in tanto tempo, però quello è stato uno spartiacque fondamentale per la mia vita, veramente importante. Perché dico importante e non dico soltanto brutto? Perché adesso che l'ho superato, se tu mi chiedessi, Jack, vorresti mai rivivere quell'esperienza? No, non se ne parla neanche, non vorrei mai riviverla, non l'augurerei al peggior nemico. Però se tu mi dicessi, faresti a meno di quell'esperienza? Io ti dico di no, perché comunque anche quell'esperienza, una volta superata, mi ha permesso di essere la persona che sono, il professionista che sono, l'uomo che sono. Senti, dopo quella bellissima esperienza, conosciamo tutti la tua associazione, nata, penso anche no, proprio grazie a, chiamiamola esperienza, associazione Giacomo Sintini, che opera anche molto nel nostro territorio, nel Perugino. Ti chiedo, proprio in questo anche periodo difficile che stiamo vivendo con la nostra nazione, insomma tutto il mondo possiamo dire, quali sono state le attività della vostra associazione, se ci sono state, se c'è in programma già una ripartenza anche per voi? Guarda, non ci siamo mai fermati, sono contento che me ne fai parlare. Ormai da 8 anni la nostra associazione è una realtà per la comunità del cancro a livello nazionale. Ovviamente il mio focus principale è sempre sull'Umbria, perché qui mi hanno salvato la vita, qui sono stato curato in quel modo e qui se qui io manderei chiunque mi dovesse chiamare e mi dicesse, Jack, ho un problema ematologico, mi piacerebbe capire dove andare, io ti direi, perché l'ho provato sulla mia pelle, vieni a Perugia, perché io sono stato curato in una maniera fantastica dal team del professor Falini, sono stato seguito in maniera impeccabile e soprattutto mi hanno non soltanto guarito, ma mi hanno trattato in un modo speciale, e non l'hanno fatto con me, perché ero un giocatore di pallavolo, perché chissà cosa, perché ogni tanto la gente me lo chiede. Io tutte le persone che ho incontrato in quel reparto parlano bene di quel reparto, quindi ovviamente il focus della mia associazione è più qua che da altre parti. Però ti dico che anche durante questo periodo di Covid, nonostante sia stato un periodo abbastanza complicato anche per noi, abbiamo dovuto chiudere, abbiamo dovuto annullare un sacco di eventi, quindi avremo un 2020 difficile anche noi, perché noi non è che facciamo profitto e non vendiamo, il nostro profitto è raccogliere fondi per poi donarli. È chiaro che avremo molte meno donazioni, non c'è dubbio, non potremo fare tanti eventi, non possiamo raggruppare le persone, non possiamo, quindi ci dobbiamo organizzare. Certo, però abbiamo 2 donazioni pronte da concretizzare e ne concretizzeremo una settimana prossima all'ospedale di Ravenna. Faremo una donazione proprio di carrelli e di oggetti che servono per il reparto di oncologia. E poi abbiamo già consegnato, ma dobbiamo ancora inaugurare, una palestra bellissima per l'ospedale di Foligno, e sto aspettando il via dall'azienda ospedaliera per poter organizzare la conferenza stampa. La faremo con le mascherine, la faremo con quello che c'è da fare, però dobbiamo assolutamente renderla attiva, renderla operativa, perché le persone potranno usufruire di questa palestra per la riabilitazione, che è, diciamo, una delle donazioni più importanti, sia a livello economico che a livello di qualità di oggetti acquistati che abbiamo fatto nella nostra storia. Quindi sono contentissimo. Abbiamo queste 2 donazioni, le portiamo a termine e poi niente, cominceremo a pensare già al Natale dei bambini, molto per tempo, perché non so se quest'anno avremo modo di fare il Gala del Sorriso, non so se potremo fare la stessa cosa, magari ci organizzeremo via webinar. Sono queste comunque sì, le notizie molto belle che ci danno speranza. Non voglio essere troppo retorico, ma ti fanno davvero onore. Arianna, non so se vogliamo entrare nel volley proprio come argomento. Sì, volevo un attimo riallacciarmi a quanto diceva e chiederti, Giacomo, quanto comunque sia, diciamo, tutta questa attività e la ripartenza, come hai affrontato la malattia, comunque quanto dipende anche da te, perché comunque sei, diciamo, hai una personalità forte, hai una grande forza di volontà, hai un carattere, insomma, che penso ti abbia aiutato, e anche l'entusiasmo che hai e che riesci a donare agli altri, insomma, so anche della tua attività, diciamo di motivatore, vai in giro a raccontare la tua esperienza, quindi penso che comunque di base una forza tua già ce l'avevi e sicuramente è cresciuta e basta, insomma. Allora, ti ringrazio tantissimo. Ok, sicuramente
Ora non so quanta più di tanti altra gente, ma ho forza, ho certe situazioni in cui ho dimostrato sicuramente forza, ho anche tante debolezze. E penso di aver imparato tanto nella mia vita, soprattutto dallo sport, non perché ci tengo a specificarlo, non credo che lo sport sia la miglior scuola di vita possibile, non credo che sia l'unica. Io parlo di questa perché è questa che ho avuto. Per 18 anni ho giocato in Serie A, per altri 4 nelle giovanili, quindi diciamo che 22 anni della mia vita sono state immerse in una palestra, spogliatoi, viaggi con la squadra, dinamiche di team. Quindi sicuramente ho imparato tanto dallo sport, che mi è servito anche e mi sta servendo anche in tante altre sfide della vita, nella sfida contro il cancro, nella sfida professionale che ho oggi, nelle varie sfide che ho dovuto affrontare anche nell'organizzazione della mia associazione. E di sicuro ho imparato che nello sport, se vuoi avere successo, se vuoi andare avanti, se vuoi stare ad alto livello, devi imparare tante cose sulla tua pelle e poi devi applicarle. Devi saper fare squadra, devi sapere comunicare con gli altri, devi saperti dare un metodo per raggiungere degli obiettivi, devi saper accettare la difficoltà. Non si può pensare di fare una grande carriera in nessun settore senza mandare giù dei rospi amari. È così, si perde molto più di quanto si vince. E quindi devi essere capace di rialzarti, di saperti riorganizzare, devi saper vedere anche nei problemi delle opportunità. Quindi ovviamente la sfida più grande e più difficile è stata quella della malattia. Lì, mentre c'ero dentro, mi sono molto appoggiato alla mia squadra, alla mia famiglia, gli infermieri, i medici. Mi sono fatto anche un po' trascinare da loro in certi momenti, perché non avevo la forza di vedere l'opportunità in quel problema. Oggi ti dico che in questa situazione, per esempio, del Covid, l'ho vista di più. Perché? Perché fortunatamente non sono stato colpito dalla malattia, per cui ho avuto sempre energia, ho avuto sempre forza, ho avuto sempre salute. E questo mi ha permesso di dire, ok, sono bloccato a casa, posso fare molte meno cose di prima, ma non vuol dire che non posso fare niente. Posso riorganizzarmi, posso trovare altre soluzioni, posso mantenere viva la mia rete di contatti attraverso questi strumenti social, posso assolutamente portare avanti il mio lavoro. Io ho iniziato come motivatore, come formatore, ma oggi ho un'attività, la mia attività è diventata molto più di organizzazione, molto più sia commerciale che organizzativa, una responsabilità commerciale e organizzativa all'interno della mia azienda. E sì, tutta questa rete di contatti che ho creato anche in passato mi sta tornando estremamente utile per poi avere rapporti, avere relazioni che portino valore al mio lavoro. Quindi sicuramente c'è anche del mio, non voglio dirlo. Ci sono delle fasi della mia vita in cui vedo tanto merito mio, in cui dico, accidenti, qua veramente il mio atteggiamento, la mia voglia di fare, il mio impegno hanno fatto la differenza. Ce ne sono degli altri dove, devo essere sincero, sono stato molto più aiutato, quindi ho più seguito che guidato. Questo devo dirlo, ma questo è successo sempre anche in campo. Ci sono state delle fasi di gioco, delle fasi della mia carriera dove decidevo io dove andava la squadra, no? Dei momenti, e degli altri momenti in cui ti devi appoggiare ai tuoi compagni, perché questo è il grande valore della squadra. Senti, noi si parla spesso, no, di Sir Safety, una grande realtà, ma noi qualche volta dimentichiamo che c'è stata un'altra grande realtà a Perugia nel maschile, che è stata la RPA Perugia, dove hai militato per due tranche, diciamo, nel 2002-2005, poi sei tornato nel 2007. Sì. Io volevo chiedere intanto un ricordo di quella tua esperienza, perché avete raggiunto una finale contro la Sisley, avete vinto una Challenge Cup, e poi ti chiedo, come mai la SIR è riuscita ad avere un coinvolgimento così grande che magari a certi livelli non era riuscita ad avere quella squadra che era fantastica? Io ricordo giocatori di grande livello, oltre te, chiaramente. È vero, erano squadre veramente belle. Che cos'è stata per me quell'esperienza? Per me è stata, no, allora, la prima fase, quella dal 2002 al 2005, è stata una grandissima crescita per me. Perché Perugia, la RPA, fu la prima squadra in Serie A a scommettere su di me con un ruolo da titolare.
Quindi fino ad allora io avevo giocato a Ravenna, a Forlì e a Treviso, ma sempre da secondo palleggiatore. Poi a Forlì avevo giocato molto di più e a Ravenna che rispetto a Treviso, perché il mio primo palleggiatore allora era Fabio Vullo e non è che era tanto facile giocare quando Fabio Vullo era il titolare. Però anche lì lui ebbe un piccolo infortunio alla schiena, quindi giocai quelle 5-6 partite da titolare con un grande club come la Sisley. Ma Perugia mi ha dato la possibilità di giocare da titolare per la prima volta, mi ha dato in mano una squadra, quindi io lì ho per la prima volta dimostrato a me stesso e agli altri che potevo guidare un team di Serie A1. Poi abbiamo raggiunto la semifinale, è arrivato De Giorgi, se ti ricordi, e quello per me è stato un momento fantastico perché con lui sono cresciuto tantissimo. Abbiamo raggiunto una semifinale, una finale scudetto, abbiamo portato Perugia per la prima volta in Champions League. E poi da lì io ho avuto la chiamata di Macerata, quindi della Lube, che era ancora Macerata, non era Civitanova. Sono andato là, ho vinto il mio primo scudetto, la Coppa CEV. Poi il ritorno a Perugia, con gli altri 3 anni, sono stati un altri 3 anni importantissimi, dove abbiamo avuto prima Dall'Oglio, poi Dipinto, e anche lì abbiamo fatto campionato molto bello, abbiamo vinto la Challenge Cup, ovviamente perché non abbiamo raggiunto quei livelli di notorietà, quei livelli di impatto. Intanto i budget a disposizione erano completamente diversi da quelli di cui oggi dispone la SIR. La SIR oggi è una, la prima, seconda, terza, è tra le prime 3 squadre in Italia e tra le prime 5-6 in Europa, quindi come budget e come capacità. E poi l'ambiente è cresciuto. Ok, io ricordo che quando nel 2002 sono arrivato qua a Perugia per la prima volta, si giocava a pallavolo, conoscevano solo il calcio e la Sirio, ma la pallavolo maschile non era pervenuta. Giocavano ancora a Castiglione del Lago, se ti ricordi, con la 2 l'anno, poi fecero la promozione e si andò a Perugia, però la gente non aveva conoscenza e comunque e questa consapevolezza di quanto potesse essere bella anche il gioco della pallavolo. Poi devo dire che Sirci e il suo team hanno dato un salto di qualità altissimo e sono riusciti a portare qua campioni ancora più blasonati, più importanti e soprattutto i risultati. Ragazzi, quando cominci a vincere uno scudetto, arrivare secondo in Champions League, insomma, ne smuovi. Certo, quindi certo. Complimenti a tutti e sono contento di aver contribuito a questo percorso, perché comunque con i nostri anni, con quegli anni lì, comunque abbiamo aperto la strada ad una grande consapevolezza della città verso questo sport e poi alla voglia di investirci. Sì, diciamo che siete stati propedeutici, possiamo dire così, anche se è passato qualche anno tra la RP e la Sierra. La Sierra ormai il pubblico era pronto per accettare anche una pallavolo maschile, diciamo, insomma. Direi. Una domanda, una curiosità: come lo vedi l'avvicendamento del palleggiatore adesso alla SIR? Quindi la partenza di De Cecco e l'arrivo di Travis. Allora, penso che io voglio bene a Dragan, però conosco bene anche Luciano. Allora, penso che De Cecco in questo momento sia tra i 3-4 palleggiatori più forti del mondo. Quindi la Lube ha fatto un grande colpo di mercato. Il colpo di mercato grande è quello della Lube, non è quello della SIR. Quindi Dragan è un bravissimo palleggiatore, molto molto capace, che ha guidato squadre importantissime, anche a vittorie molto importanti, perché ha vinto la Champions, perché ha vinto lo scudetto in Russia, perché ha disputato delle Olimpiadi da protagonista. Quindi è un palleggiatore bravissimo. E certo che De Cecco, secondo me, è un palleggiatore che in questo momento fa veramente tanto la differenza, per cui la Lube si è portata a casa un palleggiatore di altissimo livello, all'apice della sua carriera, molto maturo, molto capace, quindi io penso che la Lube abbia fatto un grande colpo. Poi penso anche, e sono sincero, che la SIR abbia risposto benissimo a questo colpo della Lube, nel senso che la SIR non è che è stata lì e ha detto porca miseria cosa ci succede adesso, cosa facciamo, no, ha risposto prontamente e ha preso un giocatore estremamente capace. Poi dovranno trovare degli equilibri importanti, ma non ho dubbi che Dragan saprà far rendere benissimo gli attaccanti della SIR. Noi abbiamo parlato anche scorsa settimana, no, non ricordo se già quanto tempo passato, con Max Colaci. Ci ha detto che se no De Cecco è un po' più spettacolare il suo gioco, il suo modo di toccare la palla, sarà un po' più lineare,
modo di Dragan di Travizza, e soprattutto ci ha detto che è molto bravo a giocare con i centrali. Centrali che c'è stato un altro avvicendamento, Podrashanin Solè. Non so se ci hai giocato insieme a Trento, sì. Se c'è stato. Ecco, se puoi raccontarci anche di questo ragazzo dal punto di vista tecnico e non solo. Ok, allora intanto confermo esattamente quello che ha detto Max Colaci. Dragan è un palleggiatore meno, diciamo, funambolico di De Cecco, però è estremamente concreto. Quindi non vuol dire che non faccia molto bene a questa squadra, può darsi, no? Quindi è un giocatore molto concreto, è un giocatore freddo, è un giocatore lucido. Quindi sicuramente farà estremamente bene. È vero, gioca molto con i centrali. Solè è un grande attaccante. Solè, a differenza di Podrashanin, lo vedo leggermente più più meno inquadrato a muro, perché Podrashanin è estremamente preciso, no, ordinato. Solè è più eclettico, è più di fantasia, ma non vuol dire che faccia pochi muri, è bravissimo anche a muro, e in attacco è fortissimo, ha una capacità, una velocità di braccio, un'elevazione, una capacità di visione del colpo d'attacco che è fantastico. Io l'ho avuto a Trento, che era molto all'inizio della sua carriera, perché parliamo appunto del 2014, sono passati altri 6 anni, quindi immagino, anzi l'ho visto quanto è cresciuto, ed è un attaccante eccezionale che farà molto molto bene. Guarda, vi piacerà, perché è un entusiasta, perché è un giocatore molto caldo, molto carico, di cuore, e poi anche un bravissimo ragazzo. Senti Arianna, vai. No, dico, sicuramente c'è molta molta curiosità su questa nuova SIR, aspettative, insomma, ci sarà da divertirsi. E invece cosa pensi, appunto, con la ripresa della nuova stagione, come la vedi? Vedi la situazione della pallavolo, che ancora siamo con questa incertezza, non si sa quando, come si ripartirà, eccetera. Come la vedo? La vedo che, come tutti gli ambienti, anche, guarda, l'ambiente aziendale nel quale io lavoro oggi di multinazionale, e anche con tutti i rapporti che ho con le realtà anche che conosco all'estero, c'è tanta incertezza. C'è tanta insicurezza, ci sono dei gran punti di domanda dappertutto, per cui la vedo esattamente così, la vedo che dobbiamo navigare un po' a vista, la vedo che dovremmo saper resistere un pochettino più a lungo di quello che ci aspettavamo, perché non sarà così semplice, poi non sappiamo se ci saranno nuovi contagi, se ci saranno, quanto saranno gravi, per cui non sappiamo quando potremo ritornare a viaggiare veramente sereni, quando potremo tornare a riempire un palazzetto veramente sereni, perché se io penso di dover venire a vedere una partita con due posti di fianco vuoti, quindi avere la mascherina e lavarmi le mani ogni 30 secondi, cioè faccio fatica a pensare che è una bella domenica portare la mia famiglia a vedere la partita. Quindi dobbiamo assolutamente... Non lo sento. Ti abbiamo perso, non sentiamo l'audio. Mi sentite adesso? Ora sì. Okay. Non so cosa sia successo. Vai, però, prendi pure. Quindi sicuramente dovremo trovare delle soluzioni. Io vedo un pochettino di instabilità, vedo ancora un po' di instabilità, dovremo un po' conviverci fino a Natale probabilmente, e poi piano piano avremo sempre più linee guida e io spero che le cose ricomincino come tutti ci immaginiamo. Spero anche che intanto la medicina, la scienza faccia passi avanti, in modo che tutti quanti saremo molto più sereni e potremo concentrarci sullo sport, perché ragazzi, fino a che c'è gente che sta poco bene, fino a che c'è gente che è inutile, tutto il resto è secondario. Senti, noi ci avviamo verso la parte finale della nostra chiacchierata, abbiamo dei tempi un po' corti, la mia domanda finale potrebbe essere questa: quale messaggio ti senti di dare, anche no, in base a quelle che sono le tue attività di motivatore, così, rispetto a tutte quelle persone che hanno vissuto difficoltà in questo periodo, no? Chi è stato male per la malattia, chi ha perso dei cari, chi ha perso anche il lavoro, chi dovrà ripartire ma ha delle grosse difficoltà, te, anche in base alla tua esperienza, cosa ti senti di dire, che messaggio vorresti dare a queste persone?
Allora, ti ringrazio, bella domanda, anche difficile non essere banali, non essere retorici, cioè sinceramente allora, intanto mi sento di dire che li abbraccio e che ci sono dei momenti nella vita in cui c'è ben poco da parlare, perché le parole non ci sono, ci sono dei problemi estremamente gravi che uno deve semplicemente affrontare. Più a testa alta possibile, tenendo il colpo il più possibile. Quello che posso dire è che per esperienza, se poi le cose tornano a funzionare, bisogna avere soltanto un po' di pazienza. Bisogna vivere un giorno alla volta, bisogna continuare a guardare avanti, anche se l'attualità non ci permette tanto di avere prospettiva, bisogna cercare di non farsi strappare la voglia di guardare avanti, e se si ha voglia di andare avanti, allora si lavora nel momento per crescere, per migliorare, anche nella difficoltà, perché se tu riesci adesso a generare valore all'interno di un momento di difficoltà, allora questo valore poi ti tornerà molto utile quando si tornerà ad essere operativi come si spera. E poi l'ultima cosa che dico è di non isolarsi. La cosa più sbagliata da fare quando si va in difficoltà è chiudersi in se stessi. Bisogna trovare la forza, il coraggio, la voglia di mettersi in discussione e di mettersi in rete con gli altri, perché ci sono tante altre persone che vivono difficoltà come noi e ci sono anche tante persone capaci di poterci dare una mano. Quindi bisogna mettere in rete le varie risorse e attingere a tutto quello che si può, perché non si può mai sapere da che parte arriverà il sostegno più importante, la mano che ci aiuta un po' a rialzarci, e poi da lì si ricomincia. La cosa importante è non chiudersi, perché se uno si sente sfortunato e si chiude, allora le sue probabilità diminuiscono in maniera impressionante. Arianna, io lascio a te l'ultima parola. Io sì, un invito per quando sarà magari l'inaugurazione anche di Foligno, ti aspettiamo, se vuoi tornare qui per facciamo una chiacchierata, ecco, ne parliamo un po' di questa attività. Molto volentieri. Ti aspettiamo, noi ci siamo, insomma, no? Nicolò, assolutamente, qua siamo sempre aperti. Seguitemi e invitatemi, che io sarò felicissimo di partecipare, anche perché è stata proprio una chiacchierata molto piacevole. Guarda, stavo per dire la stessa cosa, è stato anche un motivo di crescita, davvero. Starei qui per tanto altro tempo a parlare con te, però abbiamo dei tempi anche televisivi, oltre che sui canali Facebook, YouTube. Andiamo sul canale 15, ricordiamo l'appuntamento del giovedì. Io non posso che ringraziare te, Arianna. Grazie. Grazie mille a voi. E grazie a Giacomo. Non so, si è frizzato proprio sul finale. Ho perso, no. Vai, diciamo meglio adesso che magari durante la chiacchierata. Ecco. No, ecco, è ricomparso. No, io vi ho sentito sempre, quindi sono io che ringrazio voi. Sì, perfetto, perfetto. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Tutti. Ciao. Assist Informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie. L'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia. Assist Informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione. Yeah.